Si estende a tutte le province della Sicilia il modello del protocollo di legalità del Parco dei Nebrodi, firmato presso la prefettura di Palermo alla presenza del presidente della regione Rosario Crocetta, degli assessori regionali Maurizio Croce e Antonello Cracolici, di tutti i prefetti della regione, forze dell'ordine dell'ente di sviluppo agricolo, dell'Associazione Nazionale Comuni Siciliani e dei Parchi della Sicilia, il protocollo di legalità per l'intera regione che di fatto assimila ed amplia il precedente documento sottoscritto il 18 marzo 2015 presso la prefettura di Messina. L'accordo, avviato da uno schema approvato dal gabinetto del ministro dell'Interno, contiene le linee guida per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Nella lotta alle associazioni mafiose questo è un passaggio fondamentale. Noi abbiamo capito che c'era un flusso di finanziamenti importanti in mano alle famiglie mafiose siciliane. Attraverso questo protocollo esteso in prima battuta al presidente Crocetta, agli altri enti regionali, e oggi con questo passaggio importante con la firma di tutti i prefetti della Sicilia esteso agli altri parchi regionali, io penso che sia un segnale importante. Ci sono tanti protocolli fatti e tanti protocolli non applicati. Noi l'abbiamo fatto, lo abbiamo applicato con forza, lo continueremo a fare pensando anche che a breve potrebbe esserci l'occasione, stiamo lavorando anche per questo, per una norma nazionale che applichi il protocollo nelle altre regioni, perché evidentemente questo non è solamente un tema regionale, solo della Sicilia.